Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video su One Piece. Oggi è arrivato il momento di aprire l'album delle figurine Panini, appunto di One Piece, che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che arriva sul canale, ma anche su tutte le novità che escono in edicola. Molto importante, se volete essere sempre aggiornati e sempre sul pezzo quando arriva una novità. Allora, album di One Piece, raga, sono molto curioso di scoprirlo. Fondamentalmente la cosa che mi interessa di più è capire fin dove si spinge la saga. Vediamo un pochino dai personaggi che vedo, sicuramente supereremo di gran lunga il nuovo mondo, però adesso lo scopriamo insieme. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di One Piece dove potete trovare tutti i video inerenti a questo meraviglioso mondo. Troverete un po' di tutto, fra Lego, statue, Collector's Edition, insomma un po' di tutto. Sono sicuro che potete trovare quello che più fa per voi. Va bene, allora, pronti? Adesso ci apriamo questo starter pack. Ci sono 5 bustine all'interno, credo, comunque parla di 20 figurine. Ma adesso scopriamo tutto quanto insieme. Dunque, spieghiamo le vele e spostiamoci sotto. Perfetto ragazzi, eccoci qui. Allora, le nuove raccolte per la gioventù, Panini, questo ce lo scrivono sempre, euro 4,90, album più 20 figurine più 5 card. Adesso vediamo che cosa intendono. Starter pack One Piece, ecco qua le figurine. Poi andiamo a leggere dietro, allora saranno 184 figurine tutte da collezionare, poi 50 card da collezionare nello speciale astuccio che trovi all'interno dell'album. Ok ragazzi, quindi è come la questione di Spider-Man, vi ricordate quando l'abbiamo fatto un po' di tempo fa? C'erano anche le card, in quel caso erano delle copertine di fumetti, peraltro molto interessanti, quindi avremo delle card anche per One Piece. Molto carine, perché poi le card, raga, hanno anche una bella qualità perché sono in cartoncino e quindi ci piacciono. Allora andiamo a scoprire questo album. Come vi dicevo, sono molto curioso di capire fin dove si spingerà nella storia. Vediamo, allora questi sono i pacchetti di figurine. Guardate che belli, peraltro ragazzi, molto bello il disegno, bello anche l'esterno nero che secondo me va a valorizzare moltissimo l'artwork. Abbiamo Ivankov, Barba Bianca, Ruffy, Trafalgar Law, Ace e Shanks. Va bene, sono tutti uguali, quindi non ci sono differenze. Allora, andiamo a dare un'occhiata all'album. Allora, queste ragazzi sono tutte e 50 le card da collezione, che ovviamente sono numerate da C1 fino a C50. Qui abbiamo Ace, Akainu, Boa Hancock e Doflamingo, che sono proprio le ultime. Peraltro, le prime sono ancora di nuovo Ace. Vedete, c'è Ace qua in questa versione, qui è prigioniero a Marineford. Va bene, questo ragazzi, come ci stavano dicendo, è il portamazzo, quindi semplicemente si può andare a strappare seguendo questi tagli e si crea un semplice portamazzo. Allora, rivivi la guerra per la supremazia attraverso questa collezione. Ok, ragazzi, quindi si parte dalla saga di Amazon Lily, quindi l'isola delle donne di Boa Hancock, per poi proseguire Impel Down, quindi il carcere, Marineford, ovviamente la guerra. Poi c'è l'infanzia di Ruffy, che ovviamente, ragazzi, sarà il flashback che vede protagonista Ruffy, Sabo e Ace. E poi vediamo se c'è qualcos'altro, quindi saga di Amazon Lily. E qui ne abbiamo già parlato, ci saranno tutte le donne che compongono l'isola di Boa Hancock, l'imperatrice. Poi saga di Impel Down, peraltro una saga che a me piace tantissimo, che vede il ritorno di gente come Buggy il Clown, Crocodile, Mr. Chu, insomma tanti di quelli che Ruffy ha contribuito alla loro incarcerazione. E poi c'è Magellan, che è il direttore del carcere, ragazzi, con il potere del veleno, bellissimo, il personaggio mi piace tanto. Qui abbiamo Teach. Dopodiché siamo ancora con la saga di Impel Down e qua parte la saga di Marineford. Ovviamente, raga, qua la guerra. Qui abbiamo anche questo bellissimo poster, vedete? Che all'interno, qua sulla parte esterna, è sicuramente un poster che vede protagonisti Ruffy, Ace. Qui abbiamo la flotta dei sette Barba Bianca e da quest'altra parte ancora una parte della flotta dei sette più l'imperatore Shanks. Ma questo, vedete ragazzi, adesso non lo sto a togliere. Comunque
c'è questo poster dove andranno aggiunte altre figurine con le taglie da ricercato, come si vede in questo caso, e quindi anche questo poster molto molto interessante. Io a questo punto mi sembra abbastanza palese che con il flashback di Rufy, Sabo e Ace si andrà a chiudere l'album, anche perché siamo arrivati già alla figurina numero 123 e siamo arrivati alla fine. Eccola qua, l'infanzia di Rufy. Qui abbiamo Dragon, che è il suo papà, il capo dei rivoluzionari, e finirà sicuramente qua. Sì, ragazzi, finisce qui. Questa è la parte posteriore del portamazzo. Quindi diciamo che a livello di storia, ragazzi, è piccolina, ok? Quindi poi manca tutta la parte successiva che vede gli uomini pesce, poi Big Mama, Wano, insomma, manca davvero tanto. Adesso io, però, chiedo a voi, perché non lo so con certezza, ma probabilmente la Panini ogni anno farà uscire un album che è il proseguo della storia. Quindi in teoria chi li ha fatti tutti poi si troverà ad avere la storia completa, immagino, eh? Però non sono sicuro, quindi se me lo volete far sapere apprezzerò sicuramente. Allora, questi sono i pacchetti, quindi sono 5 pacchetti. Di conseguenza, ragazzi, in ognuno di essi ci sarà una card, perché la confezione ci parlava di 5 card. E le 20 figurine saranno ovviamente 5 per ogni pacchetto. Quindi iniziamo ad aprire e vediamo anche come sono fatte le figurine, che ci interessa sempre tanto. Allora, intanto io qua vedo sicuramente una carta olografica, che immagino sia la card perché è bella grande. Allora, qui abbiamo Ace, iniziamo immediatamente con Ace. Dopodiché abbiamo una bellissima immagine della flotta dei sette, ragazzi, guardate che Komoira, Orso, poi abbiamo Jinbe, Boa, Doflamingo, Mihawk e Teach, bella questa immagine. Poi mi è caduto un Rufy stremato, eccolo qua, ancora Rufy, questa credo che sia la Viver Card di Ace, e questa è la card. Abbiamo Rufy Gearcho. Va bene, questa è la C24. Molto belle le card. Come vi stavo preannunciando, sono di cartoncino rigido. Belle, sono fatte molto bene. Quindi, proseguiamo e andiamo ad aprire il nostro secondo pacchetto. Eccolo qua. Ah, qua abbiamo un Brook in versione olografica con la chitarra. Poi qui abbiamo la ciurma di Shanks. Rufy bambino, questo ovviamente, come vi raccontavo, è il flashback con Ace e Sabo. Poi abbiamo Ivankov e qui ho Jinbe in questa versione che, se non vado errato, ragazzi, sembra un super deformed. Vedete, ha un testone, non sembra il Jinbe classico, quindi immagino che queste card siano anche in questa versione più cartoon. Ok, terzo pacchettino. Un po'. Troviamo qua, qua non vedo l'olografica però, quindi l'olografica, ragazzi, non è garantita. Abbiamo comunque Sabo bambino, bellissima questa immagine di Rufy, Sabo e Ace con i vestiti da pirati, molto molto bella. Poi abbiamo Jinbe, eccolo qua, questa vedete, ragazzi, è ritagliata, quindi sicuramente sarà proprio un'immagine del personaggio. Poi abbiamo Rufy, questa è nella versione post guerra di Marineford, quando è in totale depressione. E infine abbiamo Mr. Tree, eccolo qua, l'uomo con il paramiscia della cera. Allora, penultimo pacchettino. Neanche qua vedo l'olografica, però vediamo un Rufy molto sorridente. Poi, allora, lei, ragazzi, chi è questa qua? Lo sapete che ce l'ho presente, ma non me la ricordo. Credo che sia di Impel Down, probabilmente è un personaggio della saga di Impel Down, ma ammetto che non me lo ricordo con esattezza. Se volete, scrivetemelo nei commenti. Poi, qui abbiamo Orso, Doflamingo, Ivankov e Rufy. Poi ancora un'immagine del nostro Rufy. E questo è Orso, vedete, nella versione super deformed. Quindi vi confermo che queste card hanno anche la versione deformed dei personaggi. Bello Orso, peraltro con il mega testone, quando poi il personaggio originale ha proprio una testa piccolissima. Quindi vedete come si nota la differenza. Allora, andiamo ad aprire l'ultimo pacchettozzo. Vediamo un po'.
neanche qua c'è la olografica. Anzi no, invece sì, c'è la olografica. Vedete? Si vede brillare. Allora, qui abbiamo Jinbe, Ivankov, Crocodile e lui non mi ricordo come si chiama, ovviamente con Rufy in primo piano. Poi abbiamo Sabo e Rufy. Eccola qua, la carta olografica. Questa è, diciamo, che la loro mamma adottiva, possiamo chiamarla così. Rufy, Sabo, Ace, bellissima questa immagine. Poi abbiamo Magellan, ve ne avevo già parlato, del direttore di Impel Down, bellissimo. Ed infine a doppio orso, peccato, 5 card, abbiamo già trovato la prima doppiona. Quindi andiamo a rifare un piccolissimo recap delle card. Quindi abbiamo doppio orso. Io, ragazzi, se non trovo un doppione non sono proprio felice, li devo trovare per forza. Poi abbiamo Mr. Tree. Ed infine Rufy Gear 2, secondo me è la carta più bella che abbiamo trovato oggi. Mi raccomando, ragazzi, lasciatemi un bel commentino qui sotto e fatemi sapere che cosa avete trovato voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come One Piece. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questo album o se siete intenzionati a farlo. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi video. Qui da Visio e dall'album di figurine One Piece è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.